Ciao a tutti, sono Alessia, io sono Kiki e benvenuti su Dreaming of Korea. Oggi iniziamo un nuovo format che chiameremo provvisoriamente In Cucina con Dreaming of Korea. Andremo a preparare delle ricette coreane, ma ovviamente come nostro solito probabilmente ci sarà del disagio. Molto disagio. Già. Oggi prepareremo proveremo a preparare il kimbap da bendate. Però appunto, visto che siamo in due, per decidere chi cucinerà da bendato e chi darà indicazioni, abbiamo deciso di fare il prova a non ridere challenge con l'acqua in bocca. Are you ready? Let's go! A dare le indicazioni e a preparare e la nostra adorata Kiki verrà bendata e preparerà in bocca al lupo. Adesso mi ci proverò a girare la nostra fantastica omelette. Ho paura. Ecco. Ho paura. Perché? Alla fine l'ho girata con il mestolo. Presa così. Girata. Hours later. Ma siamo in onda, cioè sta già girando. Ah, bene. Allora, sappiate che questa brutta persona mi ha lasciato fuori con il freddo, con la nebbia e stavo morendo. Ok. E io c'ho fame. E adesso prepariamo la cena. Ah, quindi è questa la cena? Dove sì. Sei? Sono qua. Ok, quindi è questa la cena? Sì. Ok. Bene. Ok, io ho messo l'ultimo ingrediente, che è l'ingrediente bonus segreto. Qual è l'ingrediente? C'è un ingrediente segreto. Oh. Allora, io faccio un disclaimer. Non venite a cercarmi a casa, per favore. Questo l'abbiamo fatto soltanto per la sfida. Io sto merda al caldo. E niente, iniziamo! One. Che è sto coso? Questo è il primo ingrediente che devi usare. Ma se mi dici allora io... Allora, questo è l'olio di sesamo. Ok. Ma che schifo. Quello è l'avocado. Viscido. Comunque con questa benda mi sembra molto nel video. Cioè mi ricorda un botto Blood, Sweat and Tears dei BTS. Dai. Oddio, che è sta cosa calda? È la pentola, attenzione. Allora, aspetta. Ok. Che bello come lo stai stendendo. Ma no, ma non cavolo! No, lo stai stendendo bene, non era ironico. Ah, ok. Dov'è? No, sopra la mia mano. Ma io non so se stai parlando perché sento fare. No, sto guardando cosa stai facendo. Two. Tieni, ti sto avvicinando la pentola, attenzione che è un po' calda.
qua c'è il manico, qua c'è il cucchiaio. Manco si stacca, eh! Aspetta, non mi ricordo più dove è la foglia. La foglia! Ok, ci sei. È scesa? Sì, è sceso. Quanto è? Tanto o poco? È pochissimo. Adesso va bene, buttacelo. Basta? Adesso, dai, inizia a stenderlo. Venga. Grazie. Ce l'hai? Sì, ce l'hai. Ok. Ce l'hai? Sì, ce l'ho. Lo c'è nel pocket coffee. Ce l'hai? Sì, ce l'ho. Questo è dove si vede la mia espressione. Meno male che sono bendata. Ah, sembra l'ingrediente segreto. Che è la Filadelfia. Ed è ingrediente segreto, però mi ha appena detto il nome. Bene. Beh sì, in effetti sono stata un po' stupida come idea, però non fa niente. Ok. Dov'è la fine dell'alga? Dove sta? Oh! Qua? E metti di qua. Più piano! Non si staccava, mi sentivo pesante e cosa. 4. Il tonno. Posso morire per que... Ma io pensavo che non ne avevo messo tantissimo! Tantissimo! Non ho messo la sciarpa! Ho colpito poco con altre cose! Era solo la pentola del riso! Ai ai! Ok. Dove l'ho mollato il cucchiaio? Dai! Non posso dire manco cosa sembra! Io spero tanto in questo momento che ne abbia preparato uno decente prima che vengo io per poi mangiarlo, perché... Sì! Ah, ok. Non so, la sensazione è che se non ci vedo divento sorda. 5. Madonna, però! Sono le zucchine! Che è sta cosa? Le zucchine, non è niente di che. A te sei scema proprio. Cos'è? Dimmi cos'è. Carote. Ok. Con le arancioni. Che sono nell'orto. Dove sono le carote? Che è questa cosa? Che viscida! 6. Dammi, metti la manina col palmo verso l'alto. L'altro ingrediente. Il più della mano. Che è sto cosa? Avocado. 7. Ah, brava, hai imparato a fare l'omelette. 8. Io c'ho fame. Ma era la passata, vero? No. Perché si è fermata? Non sento movimento. Perché l'abbiamo preparata al contrario. Gira, 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 gira. È odiosa sta cosa. Fatto? Se magna! Fatto! Se può magna! 9. Ah, con le bacchette pure? Sì. Va bene. Posso levare, ma magari la mascherina non è. Beh, certo. Non sento nulla. Sento solo profumo. Allora, adesso ti guido per l'assaggio. No, aspetta, non sento nulla. Ho paura adesso. Vero? Ti guido. Aia. Ok. Sì, sì, l'hai iniziato a mangiare. Sì.
Riconosci gli ingredienti? Sa di profumo. Ah, c'è riso. Ok. Il tonno lo sento. Mm-hmm. Sento un botto il sapore di sesamo. Basta. Non c'è l'ingrediente segreto, non lo senti? C'è qualcosa di salato. Perché la mia è impastata? Non è male, però... Vuoi sapere cosa c'è? No, aspetta, però è buono. C'ho fame. L'ho preso? Sì. Oddio, ma pesa un chilo sto coso. Hai messo giusto un po' di cose. Sei giusto un po' aperto. Perché è dolce? Vuoi che te lo dica? Eh sì, burro di arachidi al posto della Filadelfia. Sapi, questa è la nostra cena, eh. Ma abbiamo anche un'altra cosa. Anzi, tu hai un'altra cosa. Che sento? Ho bisogno di un po' d'acqua. Sì, adesso te la porto. Abbiamo un'altra cosa da preparare. Posso levarmi sta benda che ho... No, perché c'è l'ultimo. Dove è il tuoiolo? Ho sentito che hai strappato un pezzo di tuoiolo, ma se n'è andata così. Però siccome non voglio che lei senta cosa sto preparando, adesso le do le cuffie con la musica. Io sono una persona cattiva, quindi io le preparo di nuovo. Later. Oddio, sento plastica bruciata. Allora, non è male dall'odore, ma per me è da Doc Nor. Ti ho comprato il tuo cibo preferito, e te bocchi. Aspetta, arrivo con l'acqua. Ma io ho messo l'acqua. Non pensavo che piccassero così tanto. Ok. Io direi che prima che ci sentiamo male facciamo la chiusura di questo video. Allora, il kimbap da bendati è stato molto divertente. Appoggio le bacchette perché sembra che sto minacciando qualcuno. Allora, da parte mia è stato molto divertente. Lei che l'ha preparato non lo so e ci dirà appena si sente. Ho tirato il kimbap comunque con... Niente. È piccante. Mi dice che è orecchia. È un po' piccantino il teboki. Ah, come un ginocchio nel frattempo. La vecchiaia. Sì, non so come dire. Allora, no. Ragazzi, io voglio dire che i teboki sono strabuoni. Però io qua non vedo acqua, vedo solo salsa, quindi ho la sensazione che l'abbia pure cucinato male. No, chiudiamo perché non hai... Niente, questo è tutto per questo video. Spero che vi sia piaciuto. Vi siete fatti due risate. Non fatelo a casa. Soprattutto se avete persone come lei, non fatelo a casa. Soprattutto non assaggiate mai cose strane. Se vi dicono vi faccio assaggiare qualcosa a vostra insaputa, mai assaggiare. Se vi è piaciuto, iscrivetevi, mettete like. Commentate. Io ho perso la sensibilità della lingua in questo momento, quindi adesso inizio a parlare. Allora, se prima ero versione russa, adesso sono versione. Versione. Questo niente. È tutto, spero che vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto, siete delle brutte persone perché vi vengo a preparare i tebocchi. Io ho sofferto tantissimo. Abbiate pietà di me o di Chewbacca, che è quasi in estinzione. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Ciao, bye. Ciao a tutti, io sono Alessia. Io sono Chewbacca. E benvenuti su Dreaming Up.
Mary. Cat. Però fantastico. Allora, 3, 2, 1.